Sapete cos'è questo? È il decreto rilancio 2, appena approvato alla Camera, e che ha dentro manovre che riguardano tutti voi, ogni singola famiglia e imprenditore italiano, perché ci sono dentro semplificazioni, aiuti, agevolazioni per tutte le famiglie e le imprese italiane. Non hanno niente a che vedere con la propaganda di chi non solo non ha aiutato, non tanto questo governo, non ha aiutato voi, perché andare contro a chi mette i bonus, i sussidi, gli aiuti, le agevolazioni, le detrazioni, i rimandi dei mutui, significa non aiutare i cittadini, non aiutare gli imprenditori italiani, ma non solo non vi ha aiutato, ha remato contro. Sono quelle persone, ovvio che sto parlando del centrodestra, e in primis sto parlando di Salvini, sono quelli che vi dicevano in un periodo come questo che la mascherina serviva ma a giorni alterni, perché oggi serve, me la metto, domani, siccome penso che gli italiani alcuna parte preferisca se l'abbia con la mascherina, vi dico che la mascherina non serve, per pura e mera propaganda, nonostante un periodo difficile come questo, che sta tornando ancora difficile proprio come in questi giorni. O addirittura sono quelli che vi dicono: guardate, è meglio che non la scaricate, l'app Immuni, quell'app che vi salva la vita. E sapete come giustificano questa cazzata? La giustificano dicendo che vi tracciano i dati. Proprio queste persone, che poi magari hanno ovviamente profilo Facebook dove fanno la propaganda, lì sì che vi tracciano i dati e le utilizza un'azienda privata, mentre l'app Immuni è pubblica, è un'app di Stato. Oppure magari andate a dire a Salvini che ha scaricato pure TikTok, che scarica video minchiate su TikTok, che è un'app cinese, lui che dice che i cinesi ci stanno invadendo. Ma avete capito in che mani siamo? Noi invece siamo persone per bene, abbiamo il coraggio e l'onestà intellettuale di dirvi che non è vero che va tutto bene, che è ovvio che ci siano delle enormi difficoltà, ma non è vero che il Covid sia colpa di questo Stato. E questo Stato e questo governo, grazie anche alla presenza del Movimento 5 Stelle, non ha fatto un regalo a nessuno, ha messo in campo, e con questo decreto rilancio 2 facciamo 100 miliardi di soldi veri, non è propaganda, 150, 70, 80, come faceva Salvini all'inizio della pandemia, sono soldi veri, tutti studiati, tutti organizzati in questi decreti, compreso il decreto rilancio 2, per dare una mano alle famiglie e alle imprese, per non lasciare per strada nessuno, per non lasciare indietro nessuno. E voi provate a immaginare, guardate, io sono... Mi spavento solo l'idea, se fosse stato al governo questo centrodestra con Salvini, che è un giorno negazionista e l'altro giorno è allarmista, magari avrebbe messo a capo del ministro della sanità Gallera, l'assessore alla sanità in Lombardia, quello che ti contagi se incontri due persone contemporaneamente positive, ad esempio, per farvi capire una delle cazzate che ha sparato, o magari quello che sta facendo pagare, e qua veramente torno serio, il quintuplo, il vaccino anti-influenzale, il quintuplo della regione Puglia. Vorremmo veramente mettere in mano a queste persone qua, per cui fare la propaganda è semplicissimo, basta sparare, scusate la parola merda, attorno a chi sta lavorando seriamente negli uffici, cioè chi sta al governo, e andare in TV a spararla sempre più grossa. Diamo 1000 euro di sussidi ad una categoria, noi ne avremmo dati 10.000, grazie al cavolo che ne avreste dati 10.000, ma non state facendo assolutamente niente. Quindi oggi è un momento veramente importante, i contagi stanno aumentando, tanto ci vuole serietà. Quello che vi sto per raccontare, l'elenco dei provvedimenti inseriti nel decreto rilancio 2, sono cose vere, verificatele, andatele a cercare, approfondite i discorsi, perché tra l'altro più li approfondirete, li verificherete, e minori saranno le possibilità che non possiate accedervi per mancanza di informazione a tutti questi aiuti. Quindi lasciamo da parte la propaganda, che è schifosa, soprattutto se fatta anche in un periodo difficile come questo, la propaganda che ha alla base un subdolo negazionismo, che poi li vedi questi negazionisti qua che si sono pure contagiati, cioè per farvi capire che cosa sarebbe capitato se fossimo stati nelle loro mani. Quindi noi ritorniamo a quelli che siamo, cioè persone che lavorano per voi, persone serie, e credetemi che con il Movimento 5 Stelle al governo, e siamo lì da 2 anni, non da 20 anni, non c'è nessuna legge porcherie. Vi siete vero dimenticati delle leggi di Salvini e delle leggi della Lega con Berlusconi, un sacco di leggi incostituzionali, o il PD quando c'era ancora Renzi, con leggi che salvavano le banche e i banchieri e buttavano in mezzo alla strada gli obbligazionisti? Mi pare che non stiate più vedendo queste porcherie qua, mi pare, anzi non ne sono certo. Quindi andiamo a vedere che cosa rappresenta il decreto rilancio 2. E vi dico solo una parte delle norme, non ve le dico tutte, se no staremmo qua circa un'ora. Innanzitutto vale 25 miliardi di euro, di soldi veri tirati fuori per dare una mano a cittadini e imprese. È prorogata la cassa integrazione. Perché l'abbiamo prorogata? Per permettere ovviamente alle imprese di tenere aperte, alle imprese di non dover licenziare, la proroghiamo, ma ovviamente contemporaneamente
obblighiamo le imprese che hanno usufruito della cassa integrazione a non licenziare. E non gli piace la cosa, Bonomi, presidente di Confindustria, va bene, ce ne faremo pure una ragione, però l'importante è non lasciare per strada nessuno. Poi ascoltate bene, ci sono indennità di 600 euro per 2 mesi per i lavoratori marittimi che hanno avuto grandi difficoltà in questo periodo, ci sono 1000 euro di indennità per i lavori stagionali del turismo, e noi sappiamo bene quanto il turismo abbia subito. C'è un sussidio per i lavoratori dello sport di 600 euro e poi importantissimo un contributo a fondo perduto per commercianti, negozianti, aziende dei centri storici, soprattutto delle città d'arte. E io lo so perfettamente, perché nel tragitto da casa fino all'ufficio ne incontro tanti, di ristoratori, di negozianti, di commercianti, di edicolanti che sono in difficoltà, soprattutto in città come Roma, soprattutto in città che vivono e si fondano come economia sul turismo. Contributi a fondo perduto. Ma non ci fermiamo qua, perché stiamo già ponendo le basi per la manovra economica di fine anno. Sapete quanto varrà? 40 miliardi. E sapete cosa conterrà? Una semplificazione delle tasse, una semplificazione del regime fiscale e una diminuzione delle tasse. Finalmente si farà. E si farà anche perché c'è il Movimento 5 Stelle. E concludo con una chicca, perché è veramente a 5 Stelle. Tra le tante agevolazioni, tra i tanti sussidi, i tanti aiuti a vostro favore, ce n'è anche uno che per me è molto importante. Contributo, incentivo per la trasformazione delle auto con motore termico in automobili elettriche, che arriva ad un massimo di 3.500 euro. Anche questo perché abbiamo un'impostazione dell'economia green come mai nessuno aveva avuto. Questo è quello che sta accadendo, cose vere, cose assolutamente vere, frutto di un lavoro concreto che non ha niente a che vedere con chi occupa gli schermi televisivi e va a spararla a zero dicendo che non va bene l'app Immuni, dicendo che non va bene il contributo, dicendo che non va bene la cassa integrazione, dicendo che non va bene niente. Non è vero che non va bene niente, è troppo facile stare da quella parte lì, vengano anche loro dall'altra parte, mettono impegno e responsabilità se ce l'hanno. Io dubito che ce l'hanno, perché se fai propaganda in un periodo di Covid, in un periodo di pandemia come questo, cercando di sfruttare il negazionismo a targhe alterne, ai giorni alterni, io penso proprio che di senso di responsabilità non ci sia. Quindi noi a loro non vogliamo più pensare, anche voi non pensate più a queste stupidate che sparano, informatevi sui provvedimenti, noi faremo di tutto per darvi tutte le informazioni più semplici possibili e sfruttate fino all'ultimo centesimo tutti gli aiuti che stiamo mettendo in campo.